Allora, parliamo di stasera, il secondo argomento è sulle saracene, gli americani che vengono dal freddo. Allora, per tutto le saracene sono delle piante carnivore perenni, che da dove vengono? Una domanda. Vengono dalla zona praticamente orientale degli Stati Uniti e del Canada. E sembra molto grande l'areale di distribuzione di queste piante perché ci sono 8 specie in questo genere. E, però la maggior parte, diciamo, dell'area che è interessata da questo genere deriva dal fatto che ci sono c'è una specie che è la saracena purpura, che lo vedremo, che colonizza praticamente tutta quella zona qua. Quindi alla fine solo in questa parte qua ci sono 7 differenti specie di saracene. In Europa ci sono delle stazioni in Scozia, in Irlanda, in Danimarca, Belgio, Olanda, in Svizzera e in Francia. Praticamente hanno trovato delle persone, hanno trovato delle piante di saracene naturalizzate, saracene purpura, come vedremo, che sono state introdotte dall'uomo più o meno accidentalmente. Il problema è che nel nostro territorio, non essendo native di questo continente, nel nostro continente, non hanno dei nemici naturali. E di conseguenza, ad esempio, in Irlanda e in Scozia si sono distribuite nelle torbiere, e addirittura adesso, diciamo, le guardie forestali inglesi vanno a riservarle. Quindi se uno volesse fare una roba del genere anche qua in Italia, prestare attenzione, conviene non farlo, uno, e se uno dovesse mai farlo, conviene che lo dica anche al Corpo Forestale dello Stato, perché se parte una. Siccome sono molto prolifere e si sviluppano molto velocemente, soprattutto via seme, potrebbe avere un problema a livello ambientale e paesaggistico. Allora, questo esempio è una foto. Qua vedete una torbiera di Spagna, e questa pianta qua in mezzo è una pianta di una saracena purpura che sta benissimo. Come si vede, ha fiorito a 10 semi fiorali, quindi avrà di sicuro anche le capsule piene, molto probabilmente, quindi avrà semi. E ci sta, diciamo, ovviamente l'ambiente è il suo, quindi nessuna pianta ha dato fusto che gli ombreggia, nessun animale in giro che magari pascola, ok? Quindi è un posto ideale. Infatti, come dicevo prima, in Inghilterra, cioè in Scozia e in Irlanda, hanno dovuto andare, oltre che a riservarle, i ranger vanno anche a stripparle con i picconi per portarle via dalle torbiere. Mentre in Svizzera e in Francia hanno fatto delle specie di zone che isolate si passa con delle, diciamo, passerelle, si passa attorno con delle greenway, con delle percorsi vita, tra virgolette, dove però queste piante vengono, diciamo, regolamentate, praticamente passano le guardie ecologiche, le guardie forestali, e vanno a cimare i fiori in modo tale da evitare lo sviluppo eccessivo di queste piante. Comunque vengono tutti sotto controllo. Anatomia. Il fiore come si presenta, come questo, insomma, ok? Tutte queste palle che vedete, ok? All'inizio sono delle palline che poi si aprono e si forma il fiore. Questo è l'anatomia vera e propria del fiore, cioè il fiore visto, diciamo, con una foto reale. Questa è una raffigurazione un disegno, e si vede ad esempio come il fiore è costituito. Qua dietro ci sono le bratteole che servono a chiudere la pallina che abbiamo visto precedentemente. Poi abbiamo i sepali, che sono praticamente delle foglie modificate più robuste, che servono a proteggere il fiore. Poi abbiamo i 5 petali,
sono questi qua colorati, colorati in blu, viola, non so che colore sia, viola, e qua sono questi qua rosso, e qui invece abbiamo lo stile ombrello che essenzialmente è l'organo femminile. Questa è una comune pianta carnivora, c'è cioè un comune saracinia, si può vedere gli asciti, che sono praticamente delle foglie modificate, che hanno una struttura tale che creano all'interno una cavità, che poi possiamo vedere anche là degli esemplari, nelle cui cavità gli insetti vengono prima tirati e poi intrappolati. Qua dietro vedete un fiore, che è sempre un fiore che sta sfiorendo, mentre questo è il rizoma. Il rizoma è un fusto modificato, tipo quando le iris, per esempio, che è un fusto perenne, quindi si sviluppa di anno in anno, si allunga. Quando fiorisce la pianta, di solito l'apice si divide, cresce in lunghezza di solito per continuare a ramificarsi. Molte volte, siccome un fusto ha sia gemme, tra virgolette, pronte, che sono gli apici vegetativi, che molte volte e anche delle gemme dormienti. Le gemme dormienti sono delle gemme che stanno all'interno della parte, per esempio in questa frutta è quella scura e quella marroncina, che servono nel caso in cui l'apice principale venisse a mancare. Se noi dovessimo tagliare questa parte qua, la pianta, per non avere più foglie, andrebbe a sollecitare lo sviluppo di queste gemme che di solito si trovano sotto, diciamo, l'epidermide del rizoma, e quindi si vedrebbe dopo circa 1-2 mesi lo sviluppo di tanti bozzolini e tante foglioline piccole che, diciamo, daranno origine poi a delle nuove ramificazioni del rizoma. La tipologia di trappola, è una trappola da scilio, l'insetto viene tirato in prossimità dell'imboccatura di questa foglia modificata, in cui generalmente scivola e cade. Scivola perché prima di tutto queste piante sono abbastanza, in questa zona qua hanno della cera che rende scivoloso la superficie fogliare. E due è perché le mosche, quando si cibano, perché quando si avvicinano in questa zona, prima di tutto sono tirate dai colori, ok? E dal nettare. Una volta che si avvicinano in questa posizione, sotto il cappello, sotto il percolo, la mosca, quando vuole decollare, cosa fa? Fa prima un salto, quindi salta con le sei zampe e poi comincia a aprire le ali. Per un fenomeno fisico, il fatto che questa foglia sia cono praticamente riduce la portanza delle ali dell'insetto, e di conseguenza praticamente è come se l'insetto stesse volando nel vuoto, vuol dire che non riesce a spostare aria in basso, quindi per alzarsi. Di conseguenza, come lei perde contatto con la superficie interna dell'ascidio, cade inesorabilmente sul fondo dell'ascidio. Inoltre, queste piante hanno anche sviluppato dei peli, infatti messi inclinati verso il basso. Di conseguenza, se una mosca cade e cerca, per caso si ficca sia con la testa verso il basso che verso l'alto, non riesce ad aggrapparsi e risalire, perché ci sono dei peli che hanno una tendenza verso il basso. I meccanismi di attrazione, come potete vedere, sono colorazioni degli ascidi. Molti delle foglie, degli esemplari qua che sono stati portati, hanno dei colori accesi, tranne una pianta che è una sottospecie che è la Saracenia flava maxima, che è completamente verde, però è la sua caratteristica. Hanno nettare, tipo come questa, che bruciolini in nettare, giochi di luce e profumo. Ad esempio qua appunto si può vedere i colori, ok, nel macchione rosso, idem, macchione rosso con le venature che è come se fossero delle frecce che indicano qui il pranzo, qui il cibo, venite qua, ok. Giochi di luce, le mosche di solito, comunque gli insetti tendono, quando decollano, ad andare verso il chiaro, perché essenzialmente verso la libertà, verso gli spazi aperti. In questo caso una pianta che è completamente chiara, soprattutto nella parte dove dona il nettare, dove regala il nettare,
tutto bianco, l'insetto è un attimo stordito, non capisce bene dove deve andare. In questo caso c'è un gioco di luce. Questa qui è una saracina flamina che ha un cappello, dopo vedremo, inclinato verso il basso, e quando l'insetto, questo cappello verso il basso serve per oscurare l'apertura vera e propria. E invece dietro ha essenzialmente delle finestrature che consentono il passaggio della luce. Quindi è come se fosse un po' come in casa nostra. Ok, se noi dovessimo chiudere la porta, in questo caso la nostra porta di casa, e aprire le altre delle finestre, vedremo la mosca entrare dalla porta e andare subito verso le finestre, perché sta cercando la luce. Il problema è che se va a cercare la luce, come tocca, come salta verso questa parete, essendo dentro nella scintilla, quindi in forma cono, non ha provazioni reali e cade sul fondo. I problemi più comuni sono ditteri, quindi insetti, menotteri, classici, possono trovare vespe e api, e lepidotteri. Lepidotteri, quindi notture, farfalline notturne, farfalle. Un'altra cosa, cosa vuol dire? Qui la saracina cutanea è anche la scigliolina. Sì, sì. Sì, quello, diciamo che la saracina, quello che vedremo, è fatta apposta per riempirsi di acqua, quindi gli insetti invece di cadere e rimanere lì vengono, annegano nell'acqua, nello specifico il pozzo che crea la foglia trasformata. Ah, ecco, le otto sorelle, abbiamo la saracina alata, che è una pianta che ha praticamente una bocca bassa, ha un comportamento eretto, l'ascidio non è mai troppo largo, non è di non raggiungere diciamo dimensioni elevatissime, massimo 80-70-80 cm, l'opercolo, il cappello è allungato e abbastanza e non larghissimo. Dopo le vedremo. Poi mi viene a vederlo perché descrivere è un po' difficile. Poi abbiamo un po' di tempo per iniziare a descrivere. Poi c'è saracina flava, che ha molti, ecco, io non vi farò tutta la suddivisione delle sottospecie, possiamo anche vedere lì, perché le sottospecie vengono praticamente ogni 5 anni, 5-6 anni vengono riviste o vengono introdotte delle nuove. E molte volte una stessa pianta dopo 5 anni cambia il suo nome, okay? Quindi cioè, si può fare in farinatura e là si possono vedere diciamo, le subspecie più importanti, tra virgolette. La saracina flava ha moltissime sottospecie, ha un opercolo, cioè, ha un opercolo molto ampio, molto spesso. Poi la forma varia, okay? Perché dipende essenzialmente dalla location, cioè dal luogo d'origine della pianta stessa. Gli ascidi possono essere anche molto grandi, si può arrivare anche a un metro e dieci nei casi eccezionali. Diventano molto grandi, cioè quel cono più o meno può raggiungere anche un diametro di 10 cm. E i colori qua variano, anche qui possono essere tutte rosse, possono essere solo col corpo rosso e l'opercolo giallo, solo con la macchia rossa, con l'opercolo, la parte esterna del cappello color bronzo, tutte verdi, solo con le righe rosse. Poi la saracina leucofilla, che deriva dal nome leucofilla, cioè foglia bianca, e qui si possono avere varie diverse, perché c'è una pianta che ha per tutto il bello, cioè bello, una caratteristica delle saracine leucofille è che ha l'opercolo frastagliato, okay? Il margine è frastagliato, mentre per quanto riguarda le flavos e le altre piante di solito sono abbastanza lineari, non ondulate. E la leucofilla è una pianta che ha la parte esterna bianca, o bianca e rossa, bianca e verde, totalmente bianca, dipende poi dalla zona d'origine. Dal medio di questa pianta qua anche può fare degli ascidi molto, molto grandi, anche fino a un metro. L'anno scorso abbiamo visto una paia qua di 1,20 m di un coltivatore cieco. Può dal medio di sé in autunno, settembre, ottobre, di solito, e in primavera è abbastanza, diciamo, non dà meno di se stesso, infatti le trappole sono basse, non sono molto grandi, il colore bianco non è acceso, non è così evidente.
Poi la massa della cinamina, come vi dicevo prima, ok, si ha qua un l'opercolo che praticamente sembra un po' una specie di chiave inglese, come dire, piuttosto un pappagallo. E in questo caso avete l'opercolo che copre quasi interamente l'apertura dell'ascidio, e dietro abbiamo le fenestrature che servono per far entrare la luce per intrappolare l'insetto. Questa pianta, diciamo, può diventare grande, cioè non è una delle specie più grandi, raggiunge al massimo 60, 70, 80 cm. E ci sono anche qua varie differenti colorazioni. Il cappello può essere più o meno inclinato, più o meno lungo. Il fatto delle fenestrature possono essere più o meno grandi e risultare in rilievo, un po' come tipo le bolle della varicella, piuttosto che essere lineari, cioè lineari, non avere un rilievo praticamente, non si sentono se si fa scorrere il dito sull'ascidio. Poi abbiamo la psittacina, che diciamo è la pianta che è chiamata appunto che pianta pappagallo, parlo che mi sembra pitcher, perché ha psittacina, se in greco significa pappagallo, perché questa qui ha ancora più accentuato il fatto che l'apertura è inglobata, vedremo meglio una foto, è inglobata dall'opercolo che si è gonfiato e praticamente crea un piccolo buco, okay, che dove gli insetti, ma anche piante, animaletti acquatici, per questa pianta qua, la vedete, ha una, diciamo, ha un habitus orizzontale, cioè strisciante, ok? Di conseguenza, siccome vive in zone dove molte volte si ha l'allagamento delle torbiere, questa pianta molte volte sopporta anche il fatto di essere sommersa. Di conseguenza, quando è sommersa, può intrappolare anche avanotti, piuttosto piccoli crostacei, piccoli anfibi, sirini. E anche qui, comunque, dopo la vedremo dopo, ha una, come si chiama? A delle fenestrature sull'opercolo, anche qui sempre per illudere l'insetto che entra. Anche qua ci sono, anche qua ne vedete due, ma poi ci sono altre foto, ce n'è una completamente verde che è senza antociani e una colorata. L'interno dell'ascidio è estremamente peloso. Sì, se si taglia, diciamo, longitudinalmente, sono tutti, diciamo, dei tanti peletti che convogliano l'insetto verso l'animale acquatico verso il centro della pianta, quindi poi si incastra e muore. Poi abbiamo la saracina coreofila, che dal nome vuol dire amica delle montagne. Infatti, questa qui è una delle piante che classe 1, e praticamente ha il problema che se uno vuole venderla piuttosto donarla dovrà avere il certificato di origine, perché è a rischio estinzione. Poi vedremo la mappa, che ci sono pochissime zone sui monti dell'America orientale dove si può trovare questa pianta qua. E tra virgolette possiamo dire la sorella minore della flava, cioè una flava in miniatura quasi, okay? Anche se, come vedete, la gola, il collo dell'opercolo è più stretta. Ecco, di solito è sempre più bassa delle flava, cioè se la flava va da 90, l'aureofila difficilmente si troverà 90, di solito è più bassa. Poi abbiamo la rubra, che abbiamo pochissime piante perché non è che mi ispiri molto. Ci sono anche qua delle differenti tipologie di colorazioni, sia una colorazione dal più scuro al più chiaro. In questo caso sono delle venature rossastre. E infine abbiamo quella che diceva Roberto, la pompura, che è una pianta anche qui a abito strisciante, che si riempie praticamente di acqua e praticamente di solito in queste piante trovate anche le limacce, di solito che seguendo l'umidità che viene rilasciata da questo pozzo cadono all'interno e annegano.
La saracina alata vive in queste zone, ok? E più possiamo avere, io ho messo due foto per vedere ancora meglio come sono fatte, ok? Avete anche qui, di solito non è l'operco, non è molto stretto, non è molto grande, è abbastanza stretto. In questo caso sono due piante che hanno assunto una colorazione rossastra, però ci sono anche delle alate che hanno una colorazione, rimangono sempre verde praticamente. Poi abbiamo la saracina flava che prende tutta questa cintura, ok? E qua si può sbizzarrire, ma ho messo 5 foto. Come potete vedere, già solo il fatto dei capelli, qua gli opercoli sono fatti un po' tipo a pagoda, la tenda canadese, sia qua che qua, nella terza. Qui invece l'opercolo completamente aperto, espanso verso l'alto. Qui in questo caso, bene, poi magari non ci fa caso, perché siamo stupendo uguali. Poi, tipo, qua abbiamo ad esempio una colorazione rossastra e delle ampie venature sia sulla gola che sull'opercolo. Qui ne abbiamo un po' di meno. Qui sono assenti. Questa è la stessa pianta che ho portato lì, è completamente verde, con una colorazione rossa, tranne nel rizoma. Questa è un'ornata, vedete una macchiona e delle venature, sia lungo l'ascidio sia sull'opercolo. E infine qua abbiamo una rocelli, che ovviamente è caratterizzata da una macchia solo sulla gola, solo sul collo dell'opercolo, mentre poi il resto della trappola è completamente o gialla o verde. Poi abbiamo la saracina leucofilla. Anche qua vedete la diversa, questa pianta qua, la terza foto è un seedling, quindi non fa tanto testo la forma, ma si può focalizzare qua sui colori. E si va da un bianco e verde puro a un bianco e rosso. Ok, poi in questo caso qua non si vede, magari dice, però alcune piante, soprattutto le eucofille e le alate, vengono chiamate pubescenti perché hanno dei peletti all'esterno anche dell'ascidio, sembra quasi come toccare il velluto. Okay. Poi abbiamo la saracina mina, okay. Qua potete vedere il fatto che queste piante vengono, cioè l'opercolo chiude completamente, quasi completamente l'apertura, mentre qua in questo caso chiude prima e rimane un po' rialzato. Anche qua le varie colorazioni, si passa da un rossastro, da un opercolo rossastro a un opercolo verde, a l'ascidio completamente rosso. Poi bene, questo può essere anche dovuto alla differente, cioè qua è stata scattata la foto, ovviamente questa è stata scattata a inizio stagione, mentre questa a fine, perché infatti si sta imbruttendo, tra virgolette, colorando anche le finestrature. Con quella foto lì si vede le finestrature in rilievo sulla superficie della foto centrale. Sì, questa qua, sì, questa è in rilievo. Sono come tipo, ecco, la glassatura di bucaniere, dei biscotti, ti ricordo quello. La glassatura. Poi abbiamo la pistacina che vive in queste zone, anche qua potete vedere che qua è bellissimo, si è fatto una pianta completamente rossa e questa qua completamente verde, questo proprio ha un problema suo genetico e non produce pigmento rosso. E qua dopo, perché non ho il mouse, scusate, e qua potete vedere che c'è questa è l'ala. Ok, serve per indirizzare gli insetti e gli animali acquatici verso l'apertura. Qua dove c'è questa roba scuretta, l'apertura. Qua è scura perché probabilmente la foresta stava invecchiando. Comunque, qui c'è un'apertura, c'è un forino piccolo tutto attorno, e praticamente l'apertura è all'interno di questo opercolo che è rigonfio, e tutto intorno vedete queste finestrature. Sono sempre per illudere l'insetto, quindi gioco, luce, luce buio. Ha anche la capacità da galleggiare questo momento, sì. Sull'acqua? Sì, in teoria se l'acqua non entra dentro,
fa tipo, cioè rimane galleggia. Infatti queste piante qua sono coltivate anche in sommersione per anche un mese, provato un mese con l'acqua fino al bordo del vaso, non soffrono. Poi c'è stata cinereofila, vedete quello che vi dicevo l'altra volta, queste piante qua sono molto delicate e soprattutto hanno dei problemi, cioè, di sopravvivenza molto, molto delicati, perché diciamo che sarebbe bello che ogni coltivatore secondo me avesse un clone o una pianta di questo genere, in modo tale che se per caso adesso sparire in natura uno potrebbe tranquillamente donare un pezzo della sua pianta e andare a un giorno a prima magari producendo in qualche altro botanico, poi successivamente riproducendo in natura, non ovviamente personalmente ma attraverso le forze dell'ordine o comunque gli agenti o i ranger in America, perché cioè, gli spostamenti piuttosto che... Sì, tutte le piante, però quando parliamo di piante che hanno una distribuzione, come adesso vedremo, c'è pure che praticamente a metà Canada uno può passare sopra, tra virgolette, quindi vabbè, abbiamo un chilometro quadrato, va bene, però qua magari sono 10 chilometri quadrati di territorio, ma via uno è già un decimo, poi basta un attimo, non so, un bel centro commerciale, piuttosto che una strada. Qua vedete tre differenti piante, okay? Una più o meno venata, una più o meno con venature sulla destra, questa con una gola con una colorazione molto intensa rossastra e questa una via di mezzo fra le due. Ecco, il problema con la testa qua è che è una delle piante più veloci a svilupparsi in primavera, quindi si apre subito immediatamente. La mia pianta che di solito si sviluppa in una serra o comunque in un balcone è la serra cinereofila, se la vede. E molte volte questa pianta fa l'eccezione, perché tutte le saracene di solito fioriscono prima che la scidu si apra, mentre con l'oreofile il fiore si apre di solito anche prima scidu. Il problema di quella pianta qua c'è il problema. Molto probabilmente perché vivendo nelle zone più sulle montagne, quindi comunque siamo in un clima temperato, ovviamente più sale di latitudine, più il range, cioè più le temperature si diminuiscono a metà della latitudine. Di conseguenza il periodo di sviluppo vegetativo è molto corto. Quindi questa pianta qua diciamo, ha una memoria millenaria con la sua evoluzione, quindi il suo concetto è io faccio 10 trappole belle in primavera, in quei tre mesi dove si scioglie la neve piuttosto che ci sono 15 gradi dove gli insetti volano, e poi io faccio solo foglie quando arriva tutta stagione, pioggia, comincia a abbassarsi le temperature, io faccio solo foglie, non trappola. E infatti di solito in estate, in autunno, fa delle foglie allungate, schiacciate, tipo sono delle foglie... Dei corni, sì. Di aghi. Sì, fa delle foglie tipo, sì, forse non ci sono lì, ma poi le vediamo, che stanno solo a livello fotosintetico, cioè per produrre zuccheri, ok? Non per intrappolare. Poi abbiamo la bella saracenia rubra, che anche qui in questo caso è distribuita un po' a patch, a frammenti nel sud-est degli Stati Uniti. E poi abbiamo la saracenia purpura, quella che vi ho detto prima, che comprende metà Canada e buona parte degli Stati Uniti e poi l'Italia. In questo caso vedete tutte le sottospecie, quindi abbiamo la sottospecie venosa. La sottospecie venosa è una saracenia purpura che è molto pelosa anche sull'opercolo, mentre la sottospecie purpurea è una saracenia purpura che ha molti minimi peli anche sull'opercolo. La differenza vedete è quella. Voi dovete vedere le differenti saracenie, saracenia venosa e saracenia purpurea, una è completamente abbastanza rossa e l'altra è anche quella ma anche di antioceani, quindi non produce più meno rosso. Queste piante qua, come potete vedere dalla cartina, sono resistenti al freddo. Se uno avesse una casetta per assurdo in maniva, potrebbe tranquillamente metterla sul
davanzale, ok? L'importante è che magari sia sommersa anche dalla neve, in modo che non vada a meno 20 per 3 mesi, ma rimanga magari a 0 gradi perché ha un manto nevoso alto un metro sopra di lei. Come potete vedere, se voi tutte queste cartine che ho fatto vedere le matchate, le unite, si ha questa cartina che ho fatto vedere all'inizio. Dov'è? Ok, qua. Qual è il bello di questa cosa? Che vuol dire che molte piante sono anche presenti nello stesso territorio, che nella stessa spagniera molto probabilmente voi troverete nello stesso metro quadro troverete delle piante di specie diverse, ok? E questo darà origine essenzialmente a un sacco di incroci naturali, perché tutte queste piante sono sono autofertili e anche sono compatibili l'una con l'altra. Vedere la tabella, fatto vedere qua ci sono tutte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qua ci sono tutte le combinazioni delle 8 sorelle, tra virgolette, le 8 specie di saracenia per le 8 specie di saracenia, ok? Ovviamente qua c'è la bisettrice, quindi questo, su questa linea trovate esattamente alata, flava per flava, leucofila per leucofila, che rimane sempre una alata, una flava, una leucofila, una minor, una rofila e così via. Questa essenzialmente è una ripetizione con la parte qua sotto, perché avete flava per alata e se ora avete qua flava per alata. Okay. Il bello di questo genere, che magari è uno dei più semplici e anche più facili da coltivare nel nostro emisfero, è che uno se ha 5-6 piante di specie diverse può idearsi qualsiasi incrocio. E qua ci sono un po' di... Qua sono mie foto di alcuni miei incroci che ho fatto in questi anni. Tipo questa è la minor è quella che sembrava una chiave inglese, per intenderci, con una leucofilla, quindi una pianta tutta bianca. Qua cosa trovate? Vedete? E tutto che l'opercolo si è allungato, è diventato un po' più... La vedete qua? Il fatto che il margine sia ondulato, classico della leucofilla che dicevo prima. E poi quello che vedete ancora, che l'opercolo non è più schiacciato verso il basso, si è allungato e si è incalzato. Ok? Trovate la glassa di buca nera, ok? Qua dietro, solita. Ma quello che trovate adesso? Trovate anche dei segni bianchi sul proprio l'opercolo, lo tipico delle leucofille. Catasbesi è un incrocio tra la purpurea, quella bassa, diceva Roberto, che cresce sul, come si dice, cresce strisciante, si riempie di acqua, quindi bassa, cicciotta, tacchiata verso il basso e saracenia flava, ok? Come potete vedere qua, questa pianta qui non è più strisciante, ma si è diventata eretta, ha un portamento eretto e inoltre l'opercolo si è aperto. Prima vi ho fatto vedere che la purpura era molto chiusa, era molto affusolato, ok? Adesso si è aperto, si è completamente aperto. Qua abbiamo in questo caso la alava, che è una flava con una lata. Qui diciamo che se uno non è tanto, prima volta che vede queste due piante, la flava e la lata, fatica a vederle. Diciamo che la lata in questo caso dava il colore dell'opercolo qua sotto, ok? Dava quell'opercolo qua. E poi dava... No, tipo, sei una flava, guardarla così. Sì, però il fatto che l'opercolo sotto sia tutto nero... Sì, è proprio che non ha l'occhio. Infatti. È una flava praticamente, non riesce che... è difficile cogliere la differenza. Vabbè, questa si vede subito che è una aerolata, cioè è una lata per una leucofilla, quindi una pianta tipo... Vabbè, una lata che poi vedremo con una leucofilla, e infatti la leucofilla avete subito, vedete, i puntini bianchi. Quando trovate i puntini bianchi che sono distribuiti uniformemente su tutto l'opercolo molte volte, ma anche sulla ciglia, molto probabilmente c'è sempre dentro la leucofilla. Se invece trovate sempre solo all'esterno, di solito c'è dentro la mina, tipo in questo caso, ok?
E poi ho fatto in un amore in alleopatia con una flava. In questo caso ne abbiamo una flava. Ciao, grazie a tutti. Abbiamo una flava che dava il colore, la gola, il colore della gola, ho scelto una flava che aveva la macchia rossa scura sulla gola, e qui potete vedere il bianco attorno di questa gola che è dovuto al leucofilo. Come si coltivano le saracenie? È una pianta originaria di regioni caratterizzate da clima temperato, quindi simile al nostro, quindi vivono anche loro all'esterno, quindi hanno 5 gradi, 0 gradi. Ecco, il massimo per queste piante sarebbe avere una serra temperata con temperature non inferiore ai 2 gradi, 3 gradi, 4 gradi. Però se uno non può, tipo come me, può comunque scendere tranquillamente anche meno 5, meno 6, meno 10, e ovviamente magari avrà qualche problemino se arrivano come 3 anni fa o 4 anni fa, il 2018, magari qualche pianta su 200 e perde magari una decina, però di solito meno 5 a queste piante non fa un granché male. Deve essere coltivata all'esterno, ok, anche in inverno. Deve effettuare il riposo invernale, come dicevamo prima, se queste piante devono essere all'interno, uno non c'è luce sufficiente per sopravvivere e due praticamente si sfiancano. Cioè il rizoma si asciugherà sempre di più, avrà poche riserve diciamo, energetiche e di sostanze nutritive come l'amido, che non riuscirà a utilizzare in primavera quando ci sarà dovrà diciamo, sviluppare degli ascendi per sia per la cattura degli insetti che per la fotosintesi. E non deve essere mai consumata. Proprio qua, cioè, dopo apriamo una parentesi. Perché anche qua la consumazione se viene fatta da una persona che non è nata al loco, a volte lo fa e pensa che sia un geranio, vedete qua, hanno un'altra faccia, diventano tutte verdi, cominciano a collassare, si marciscono e la pianta in tempo di ovviamente muore. Per il motivo che vi ho detto prima, che aumentiamo la salita del terreno oltre i livelli che la pianta non può sopportare. Come si coltivano le saracenie? Adesso nel sostrato di coltivazione io faccio torba per rete 50-50, torba di spagno e aria impervista 50-50. Il sostrato deve essere sempre umido. Nella specializzativa si possono ottenere nel sottovaso anche tra 4 cm di acqua, ovviamente dipende dall'altezza del vaso. Io, come i vasi che vedete, ho anche dei vasi molto più alti, altri 25 cm, li posso tenere anche 10 cm di acqua, ok? Tanto dopo, quando l'acqua, cioè il sole scalda, l'acqua si abbasserà e quindi comunque un minimo di ossigeno nel vaso gira. Utilizzare sempre acqua piovana e acqua distillata. Ovviamente se uno usa per una volta nell'anno perché non c'è l'acqua piovana, perché non prova da 5 mesi o che ne so, perché non ha finito l'acqua e deve stirare, può usare anche il rubinetto per una volta. Ovviamente non bisogna usarlo continuamente, cioè ogni 2 giorni usare l'acqua al rubinetto, ovviamente qua sempre sotto fatto, si alza il pH, si alza la concentrazione di sale nella torba, quando marcisce la pianta muore. Possibili problemi? Vabbè, questo non è un problema, lui anzi, se trovate un insetto così dovete soltanto che ringraziare perché è un sirfide e le larve vanno a mangiare altri insetti parassiti. Quindi è simile, sono quelle mosche, perché ha due ali grosse, simile alle api, quindi ai menotteri che hanno 4 ali, vistose, membranose diciamo. La fumagine, come diceva prima Marco, è un fungo, si approfitta, quindi non vive su roba, su tessuti vivi, ma vive su la melata, quindi degli escrementi degli api, oppure sul nettare che la pianta produce. Ovviamente se uno non sono le piante sono delle piante di esposizione, avremo un problema di estetico. Poi abbiamo i merciumi, che abbiamo parlato, le dimaxe lunare che abbiamo parlato prima, il ragnetto rosso che abbiamo parlato prima, per cui ho chiesto se poteva fare prima lui la sua parte, e le cocciniglie e l'aria di pinocchio, e i trepidi. Piccoli trucchi. Fertilizzante. Il fertilizzante può essere utilizzato prima di tutto se volete fare una delle prove. Alcuni usano il fertilizzante fogliare durante lo sviluppo dei primi ascidi in modo tale da dare una botta di azoto e per incrementare l'altezza tra virgolette delle piante. Oppure i vasi. Ovviamente se uno mette una pianta con un
rizoma, diciamo così, un vaso di mezzo metro di diametro, questa pianta produrrà tante di quelle radici da riempire tutto il vaso prima e poi si darà allo sviluppo di ascidi, di foglie molto grandi e molto colorate. Quindi va a trovare un buon compromesso tra la dimensione del rizoma e il vaso. Quindi più il vaso è delle riforme e delle dimensioni simili al rizoma, più il rizoma crescerà. Tornando in compagno, parliamo di azoto. Attenzione a utilizzare forme di azoto più semplici possibili. Perché se utilizziamo per esempio l'azoto nitrico o addirittura ammoniaca, deve essere prima trasformato in azoto nitroso o comunque azoto semplicissimo, perché la pianta non riesce ad assorbirlo. Questo cosa vuol dire? Se utilizziamo una forma complessa di azoto, resta più tempo nel vaso del terreno e contribuisce ad aumentare la salinità in modo in tempi più lunghi. Quindi poi otteniamo dei danni alla pianta. Se invece usiamo azoti subito assimilabili, un azoto subito assimilato alla pianta, la pianta lo mangia subito, non resta nel terreno e la salinità non si alza più di tanto. Domande? Curiosità? Vabbè, intanto che ci pensate? E dove vi pensate? Allora, abbiamo incontrato questo mese di maggio che sta finendo, è la metà, e i mesi di giugno saranno dei mesi molto, diciamo, pesanti per noi, nel senso che avremo un sacco di manifestazioni a cui sarei incontri a cui faremo parte. Vi annuncio che se volete venire a prendere nota, ci potete venire tranquillamente. Allora, il 23-24 maggio saremo a Giardinaria, che è una manifestazione che faranno a Roato presso il Castello Vestini, via sopra Mura 3A, dalle ore 10 alle 10 alle 20, entrambi i giorni. È questo Castello Vestini, un castello del 15 secolo, con una collezione di rose inglesi antiche, tipo di 500 varietà, una roba del genere. Tutte in fiore, sono fatte di vederle, da quelle profumate fino a quelle piccole, quelle multifiori, multipetali, quelli per gli spettali semplici. Lì ci saranno anche altra gente che esporrà, da prodotti tipo di cosmesi naturali fino a gente che produce indumenti con ortica e soia, tipo, se non sbaglio, a noi, sempre di casa mia. Il 5 giugno 2015 saremo a Cremona presso il centro di documentazione ambientale, che è vicino alla sede del Politecnico di Cremona, a presentare, faremo un incontro carnivoro focalizzato su Saracenia, Dionea e Drosera, ok? Porteremo molte piante a esposizione. Ci sarà presso un piccolo rinfresco, donato dalla responsabile, dalla bibliotecaria. Il 12 giugno avremo un incontro in Zara Petucco con gli amici dell'arte, penso verso le 8:30. Mezza nove, e siamo venerdì. Petucco dove? L'oratorio? La scuola elementare. La scuola elementare di Petucco. Poi invece a giugno avremo il 19 giugno, classico, qui come ogni giugno faremo, non ci sarà un incontro vero e proprio, cioè non parleremo. 19, e poi c'è il 20. Un momento. Maggio, giugno, 19, perfetto, va benissimo, preciso. Allora, il 19 giugno avremo una. Non staremo qua a tediarvi con le nostre parole, ma da questa stanza non ci saranno più, tra virgolette, le sedie, ci saranno poche sedie, ci saranno tutte piante carnivore ovunque, cioè sarà una foresta. Sarà una foresta di piante carnivore di tutti i generi, non solo di quel tipo, quindi piante che arrivano da tutto il mondo praticamente. Composizioni, piante singole, piante rare, piante rarissime, di tutto. Tentativi di coltivazione, sì. Sedie. Anche morte. E il 21 invece saremo, cioè il giorno dopo, il sabato, domenica, dopo la nostra mostra, saremo, cioè ci sarà il meeting nazionale di piante carnivore alla Botanica di Padova. Quindi nella Serra Nuova, che è praticamente è abbastanza grande, come questo museo praticamente, tutti i soci dell'FC, le 400 persone, porteranno le proprie piante e riempiranno questo, diciamo, enorme serra di piante carnivore, e si potrà poi ammirare anche quello botanico.
croci. Faccio presente che con l'occasione il gruppo bresciano, nella persona del nostro Gianfranco Vedoschi, praticamente farà un'esposizione sulla fotografia relativa alle piante carnivore e non solo. Praticamente sarà l'occasione per far vedere quanto siamo bravi, approfittando della sua esperienza. Sabato, no? Sì, il sabato. Il sabato, cioè sabato dovrebbe essere il pomeriggio del sabato. Chi vuole esserci? Dove c'è un auditorium nella parte vecchia dove c'è la, diciamo il cuore dell'orto botanico, dove c'è la palma di Goethe, ok, per intenderci, ci sarà lì vicino, c'è l'auditorium dove Gianfranco esporrà la sua presentazione su come fotografare, se ho capito bene, e in che modo vedere le piante, un modo diverso di vedere le piante, non solo come botanico o come appassionato, ma anche un po' di più. Sarà quello che comunque veramente sarà una cosa estremamente interessante, sicuramente. Faccio presente così come trucchi per chi dovesse andare per la prima volta, mi rivolgo a chi magari non c'è stato, che okay? Il sabato c'è la possibilità, siccome ci sono anche dei venditori, di acquistare le piante che di solito sono finite. E dopo ci si ferma il pomeriggio e l'occasione è appunto magari di sentire la conferenza piuttosto che magari stare assieme agli altri soci e guardare. Partecipiamo numerosi, in massimo. Già insomma 20 persone su 400 sarebbe molto. No, sì, no, ci sono più di 20 persone. Da morte si tengono i due cani da presenti, sarebbe una cosa interessante. Ma se vogliamo vedere le piante, magari viene meglio qualche domanda quando uno guarda le piante. Quindi